incendiario è questo l'aggettivo che ci è venuto più volte in mente guardando il concerto dei Rolling Stones che si è tenuto ieri sera a Roma, unica data italiana dell'ultimo tour mondiale, ed ha riempito letteralmente il Circo Massimo, 71.000 gli spettatori con fan provenienti da tutto lo stivale e tantissimi stranieri. Una performance di pura energia e rock and roll per le pietre rotolanti che, a dispetto dell'età, hanno dato vita ad uno show di 2 ore senza il minimo cedimento. Certo, vedere un gruppo nell'epilogo della sua carriera e festeggiare il 50° compleanno non è la stessa cosa rispetto ai fasti giovanili, ma ieri davvero è sembrato che il tempo non fosse mai trascorso. Vedere Mick Jagger muoversi come un ventenne sul palco ed orchestrare la folla a cantare e ballare è stato un concentrato di pura vitalità. Vitalità che ci ha letteralmente invaso dalla prima all'ultima nota, facendoci dimenticare la stanchezza fisica dovuta ad una lunga attesa di quasi 10 ore sotto il sole cocente della città eterna. L'inizio è devastante, fiamme alte, e subito il pirata Keith Richards parte con il riff di Jumping Jack Flash. Il Circo Massimo esplode, Keith sorride beffardo sul palco, ben spalleggiato dal chitarrista Ronnie Wood e dal batterista Charlie Watts, elegantissimo con la sua classica posa jazz. Si prosegue con altre due bombe al napalm come It's Only Rock and Roll e Let's Spend the Night Together. Poi arriva la prima virata romantica con Streets of Love. Mick parla spesso in italiano ringraziando il meraviglioso Circo Massimo che lo porta in trionfo come un imperatore romano. La scaletta prosegue e concede poche sorprese. Un brano a sera viene scelto dai fan e questa volta è toccato a Respectable. Ovviamente i super classici ci sono tutti: Star Me Up, Miss You, Honky Tonk Woman, Sympathy for the Devil, Brown Sugar, Tumbling Dice. Jimmy Shelter è come d'abitudine l'occasione per lo spettacolare duetto tra Jagger e la fedelissima ed esplosiva Lisa Fisher, super corista ed una delle stelle di una band che ruota attorno a Bobby Keys, storico sassofonista degli Stones, il formidabile Daryl Jones al basso e Chuck Leavell alle tastiere. C'è anche una gradita special guest con Mick Taylor, il chitarrista che aveva sostituito ai tempi Brian Jones. Quando entrò nella band era uno dei migliori chitarristi in circolazione. Quando uscì dopo alcuni album fondamentali, Exile on Main Street e Sticky Fingers su tutti, era un uomo e un musicista finito. I suoi vecchi amici lo hanno fatto tornare sul palco, prima su Streets of Love e poi nel classico Midnight Ramble, dove ha dimostrato di essere ancora un maestro del blues. La serata è da brividi, lo spettacolo memorabile, il Circo Massimo traboccante di gente di ogni età in festa, una meraviglia. Non è un caso che gli Stones lo abbiano ripreso con l'obiettivo di realizzare un DVD. E quando dopo You Can Always Get What You Want, sulla folla arriva il riff sanguigno di Satisfaction, si raggiunge l'apoteosi. Il cerchio si chiude su questa notte di magia all'ombra del Circo Massimo. Torniamo a casa elettrizzati, circondati dal fascino notturno quasi fellimiano della città eterna. Continuiamo a cantare i pezzi, quasi come a voler far proseguire all'infinito l'energia che ci ha pervaso. Sorridiamo, felici di aver assistito ad un concerto, forse l'ultimo in Italia, che resterà nella storia. Sipario, applausi.